Noi siamo qui, ci ha appena praticamente ordinato di andare via. Sono arrivate due camionette. Ci stanno trattando neanche come se fossimo i peggiori delinquenti. Ci hanno minacciato di andare via dal terreno che noi abbiamo qui a fianco al presidio, dove abbiamo il permesso di stare da parte del proprietario. Hanno detto che a loro non interessa niente, che loro sono autorizzati a cacciarci. Questa è la questione. Ci stanno costruendo un depuratore a due passi dal mare e ci stanno cacciando, non ci stanno facendo permettere neanche di guardare lo scempio che stanno combinando. Guardate lo schifo, guardate. Ci sono i posti di blocco. Emiliano, dove sta Emiliano? L'incontro con i sindaci, che doveva essere la settimana scorsa e poi posticipato, dove sta? Vi dovete solamente vergognare, vi dovete. Ci trattano come dei delinquenti e noi vogliamo difendere solo la nostra terra. E la cosa più umiliante, che le forze dell'ordine che devono difendere noi sono qui a cacciarci e ci hanno trattato malissimo. Poi ci hanno visto che eravamo donne e questa è una cosa terribile, si devono solo vergognare. Ci hanno cacciato, hanno utilizzato il loro potere, la loro autorità per intimorirci e per cacciarci.